Il giorno di oggi, che ho nel cuore quel febbraio del 15, ho nel cuore quel battesimo di sangue, questi 21 uomini battezzati cristiani con l'acqua e lo Spirito. E quel giorno battezzati anche col sangue. Sono i nostri santi, santi di tutti i cristiani, santi di tutte le confessioni e tradizioni cristiane. Sono coloro che hanno imbiancato la loro vita nel sangue dell'agnello. Sono coloro del popolo di Dio, del popolo fedele di Dio. Sono andati a lavorare all'estero per sostenere le loro famiglie. Uomini normali, padri di famiglia, uomini con l'illusione di avere dei figli, uomini con la dignità dei lavoratori, che non solo cercano di avere pane a casa sua, ma di portarlo a casa con la dignità del lavoro. E questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità dell'ISIS, morivano dicendo Signore Gesù, confessando il nome di Gesù. È vero che c'è una tragedia, che questa gente ha lasciato la vita sulla spiaggia, ma è vero anche che la spiaggia è stata benedetta del sangue loro. Ma è vero più che dalla sua semplicità, dalla sua fede semplice, ma coerente, hanno ricevuto il dono più grande che può ricevere un cristiano, la testimonianza di Gesù Cristo fino alla vita. Ringrazio Dio nostro Padre perché ci ha dato questi fratelli coraggiosi. Ringrazio lo Spirito Santo perché ha dato loro la forza e la coerenza di arrivare alla confessione di Gesù Cristo fino al sangue. Ringrazio i vescovi, i preti della fratella Chiesa Copta che li ha allevato, li ha insegnato a crescere nella fede. E ringrazio le mamme di questa gente, di questi 21 uomini che gli hanno allattato la fede. Sono le mamme del popolo santo di Dio che trasmettono la fede in dialetto, il dialetto che va oltre le lingue, il dialetto delle appartenenze.
Mi unisco a tutti voi, fratelli vescovi, che siete in questa commemorazione. A te, grande amato Tawadros, fratello e amico, vescovo. A te, Justin Welby, che sei voluto venire anche a questo incontro. A tutti gli altri vescovi, preti, ma soprattutto mi unisco al santo popolo fedele di Dio, che nella sua semplicità, con la sua coerenza e le incoerenze, con le grazie e i peccati, ma porta avanti la confessione di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Signore. Ringrazio a voi, 21 santi, santi cristiani di tutte le confessioni, per la vostra testimonianza. E ti ringrazio a te, Signore Gesù Cristo, per essere così vicino al tuo popolo, di non dimenticarlo. Preghiamo insieme oggi, in questa memoria di questi 21 martiri copti, che loro intercedano per tutti noi davanti al Padre. Amen.